Ciao amici! Allora, ricapitolando, dobbiamo entrare in quel coso lì, il castello brutto dove ci sono i nasoni. Naso e niente. Diamo come una squadra, sei già a posto? Ok. Castello Gengar. Noise. È spooky. Spooky, scary, scuto. Cos'è? Non ho capito. Traducetemi. Tu che fai giapponese, prova a tradurre. Non credo che questa roba sia scritta in giapponese. Prova comunque. Coso, lo catturiamo? Sì, sai come chiamarlo? Non lo so. Sì. L'ho preso. Brava mamma. Grazie figliuolo. Adesso ti regalo un lecca lecca. Ho paura. Al gusto di cianuro. Ho ancora più paura. Sì, ma porco il clero, ma devi fare adesso i tileset. Sì, altrimenti poi la flacca si arrabbia e porta i suoi amici spagnoli e mi ci devasta il foro. Beh, se non altro sì, al 6. Oh, coso! Ci sono i nasoni. Oddio. E questo oddio. Qui ha addirittura i guanti. Ah, l'altro era povero qui. Give me more memas. Non pensare che sia finita qui. Preparati a combattere. E invece. It's time to. Scagnozzo James. Amanda Andaur. Esatto. Però è all'otto questo qui. Ma come hai fatto? Con le mani. E con i piedi? Con patate. Avec les pommes de terre. Avec les pieds, avec les pommes de terre. E uomini? Patate con piedi. Avec les pieds, avec les pommes de terre. Ma ce ne andiamo da sta baraccopoli. È terranea. Sono così poveri da non avere le memas, quindi devono vivere sottoterra, no? Però c'è Seventeen che ogni tanto gli fa visita e gli regala le memas con cui vivere, no? Ma perché Seventeen è per i bambini poveri e per i bambini bisognosi. Perché lui pensa ai suoi iscritti. Esatto. Hai capito? Sì. Ecco. Ma si può sapere cosa vuoi? Io giuro che ti impedirò di ostacolare i nostri piani. E quindi vuoi da bere? Scagnozzo Gianni. Gianni. Blea. Ho paura, no, devo essere uomo. L'uomo. Guarda che belli sti errori di mapping. Ma che errori? Tutto previsto. Cosa hai capito? I tuoi Pokémon stanno bene? Sai, qui è pieno di Pokémon spettro. Non sono cattivi con la C maiuscola. La C maiuscola perché sono veramente cattivi. Esatto, ma si divertono a spaventare la gente. No, ho sbagliato. Pazzo pagliaccio. Ma basta. Villa Giardino. Tutti che vogliono stuprarlo. Ma guarda lì sopra. Dove c'è il lampione? Perché? Non lo so. Ma tu hai notato che le cime degli alberi sono completamente diverse dal resto dell'albero? Penso si sia dimenticato di cambiarle. Flavio! Gina! Punti esclamativi! Hai imparato braciere, complimenti. Ma dove? Ah no, e sei anche femmina. Grazie, sono una bellissima ballerina. Mi chiamo Gianmarco. Anch'io mi chiamo Gianmarco. E quindi? Vuoi da bere? No, ma tra l'altro la scritta quando i Pokémon si svegliano. Si alza. Perché lui è cattivo. E quando cambia una statistica, tipo attacco di muta. Oh no, il mio Jinx. Esclamativi. Jinx. Oasibottom. Ma cos'è un fetish quello di SpongeBob? Che ne so, e questo cosa vuole? E tu che vuoi, il PC? Oh, ora serve a me, trovatene un altro. Non sono nerd. Ok. Avec les pieds, avec les pommes de terre. Donne. Pam. Patate con piedi. Piedi! Patate con piedi. Sì, ma quella canzone è una droga. Basta. Andiamo in palestra. Non ti allenare.
Allenamento che cos'è? Si mangia, perché c'è un venosauro? Tu pensi di poter battere germoglio con quegli stracci? Perché adesso i capopalestra si battono con i vestiti. Esatto. Dovresti saperlo, no? Se vuoi sfidare germoglio dovrei prima sfidare me. Roselia si brucia. Se da solo lo fa. Ciao, no aspetta, io sono germoglio, sono specializzato in Pokémon tipo erba, tu rispetti l'ambiente. No. Se non fai questo non mi batterai mai. Cosa che non dovrei fare? Devi sporcare l'ambiente. Ok. Leader. Adesso lancio le bucce di patata dalla finestra. Perché così sporco l'ambiente. Esatto. Truly evil. Capocciata. Perché capocciata? Ah, ce l'hai fatta. No, ma vuoi vedere che ha trovato bot in testa con capocciata? Che bella la vita, non sei contento? Troppo forti. Oh, mi hai battuto, sei forte. Ma spero che oltre alla forza tu abbia anche il cuore. Un cuore puro che ama l'ambiente e che ti servirà ad andare lontano. Lontano dalla città, dallo smog e dal male. Il male. Il male. Il male. Cioè devi star lontano da quelli col cappellino storto con scritto swag, le catenine d'oro e i risvoltini. Quello è il sì, male. Sì, quello sì lo devi fare. Quello è il male. Hai mai sentito parlare della caratteristica di Lifion? Devi sapere che anche questa medaglia produce un aroma capace di alterare gli odori. Produce un aroma in grado di alterare gli odori. Quindi puzza. Esatto. Ma soprattutto ora la MN forza è utilizzabile anche... Perché forza? Ma soprattutto... Perché vampata!